Buongiorno, buon inizio di questo vlog. Allora, sono dolorante per il dente del giudizio da ormai 3 giorni, però oggi vado via, mi vado a distrarre un attimino, vado dalla mia amica del Comelico e mangerò da lei praticamente a pranzo e niente, non vedevo l'ora di andare a trovarla, comunque di vederla perché non ci vediamo da tanto tempo, veramente tanto. E quindi è giunto il momento. Sì. È arrivata anche Sprite. Vero? Sì, è Sprite. E ieri ho raccolto tutte le verdure dell'orto, anzi no, ho ancora 3 zucchine. E devo dire che il raccolto è andato non bene di più. Perdonate il flash, ma mi tocca mettere il flash, se no non si vede niente. Pomodori. Cioè, da quattro piante di pomodori ho laggiù, quattro mi pare, sì. Sono venuti fuori tutti questi pomodori e tutti adesso, perché non ce n'erano quest'estate. E adesso questo è il raccolto che ho fatto ieri. 3 carotine che adesso metterò in frigo, un cetriolo e tutto il resto pomodori. Questo poverino è martoriato, però secondo me si può mangiare lo stesso, basta togliere questa roba esterna. Boh. Vabbè, sono pomodori di casa, insomma. Metto via le carotine e il cetriolo. Pepe, Hai qualcosa da rilasciare per questa intervista? Lui schiaccia sempre quella cuccia e ci va a dormire sopra. Non è possibile. Non vuole giocare, ma il giochino ce l'ha qui da qualche parte. Beh, eccolo qua, perché ero andata via da casa che era qua, è rimasto qua. Pepe, guarda, vai a prenderlo. No, non è più là dietro, ce l'hai lì di vicino. È fissato, continua a guardarla dietro perché stamattina era là dietro il giochino. Però poi gliel'ho tolto e lui continua a guardare sempre dietro. Pepe? Bravo! Pepe? Sono arrivata a casa, non avevo più i cuscini sul letto. Quello lì era sotto il letto, la maglia era per terra e quello era quasi giù. Cioè, no, non so che cosa fa questo gatto, ma traffica tantissimo. Ma, Pepe, cosa stavi facendo? Dimmi. Sei gnocca? Non è lì. Non vedi che l'hai lasciato lì, sul... Qua. Pepe? Dove devo lanciarlo? Preso. Da bere Pepe Anna? e Pipo. Cosa stai facendo, micetto? Pepe? Cosa c'è? Dov'è la coccinella? Non è nel cassetto, Pepe. È di qua. Pronta per partire? Devo solo chiudere la porta, mettere via la chiave, le chiavi. Non so se Franz verrà a pranzo, ma lui ha la pizza di ieri sera pronta. E cos'altro volevo dirvi? Non lo so, c'ho un casino di roba e parto. A posto. Fatto, siamo qua, siete in macchina con me. Un secondo che mi sistemo, perché io sono sempre un disastro. Ecco. Sai che avrò caldo così, eh? Ok, pronti, partenza, via. Si parte per il Comelico. Adesso mando un messaggio. Sono già in ritardo in realtà di un quarto d'ora, 10 minuti, dai. No, un quarto d'ora no, 10 minuti. Perché ho messo le unghie finte? Ho messo queste, solo che non le metto a fuoco perché è la fotocamera frontale. Solo che sono effettivamente un po' troppo lunghe per me. Sono arrivata a Santo Stefano in Comelico e Santo Stefano di Cadore. Stranamente c'è ancora il sole a questa stagione perché poi a novembre. Qua sole non ce n'è quasi più, forse sì, la via ce n'è, però in questa zona qua poi cioè, novembre è buio totale
vi appoggio un secondo. Mi sono fermata un attimo per riprendere il paesaggio, che in sostanza non è niente di particolare, ma ci sono tutte quelle case lassù, quindi. E per fortuna ho preso un'altra maglia. Sono 18 gradi, però è tutto nuvoloso, e da sereno che era totalmente sereno è diventato nuvoloso. Vado avanti per la mia strada, perché altrimenti arrivo in ritardo. A parte che lei finisce di lavorare all'1:30, quindi insomma c'è tempo. Però vado. Non so se tenere la maglia, perché io ho caldo con la maglia in macchina, però fuori decisamente 20 gradi, al sole 20, cioè miracolo, sono aumentati i gradi. Comunque dopo la rimetto. Erano 2 anni che non facevo questa strada, perché non ho motivo di venire qua in Comelico, se non, sì, potrei venire a trovare lei, però non vengo mai perché alla fine trovo sempre qualche scusa, e quindi questa volta ho detto sì che vado, perché insomma siamo distanti, ma non così distanti da non poterci mai vedere, ecco. È tutta pigrizia dalla mia parte, poi dalla sua lei lavora, quindi la mia invece è pigrizia. Arrivata a Cossalta. E Veronica dovrebbe essere qua. Fa fresco quassù. Decisamente fresco. Vorrei appoggiarvi da qualche parte. Però questo telefono non sta appoggiato da nessuna parte. Va, che inquadratura perfetta. Un po' di flash, lo so, ti dà fastidio e non so cosa farci, se no non ti vedo, non riesco a riprenderti. Amore, ciao amore, che musica carina. Ciao Patrita. Allora, abbiamo mangiato almeno una persona che compare nei video, perché qua nessuno vuole comparire. Allora, abbiamo mangiato tardi, perché pranzo si fa tardi. Tardi. I signori mangiano tardi. Tardi, esatto. Abbiamo riso come deficienti fino adesso. C'è un bel sole. Sono già morta. C'è troppa salita. No, mi sta portando in un posto. Intanto si chiama Veronica. Ciao! Mi sta portando in un posto che non riesco neanche a parlare, perché sono già senza fiato. Praticamente si vede Cossalta. Ecco. Facciamo le serie per una volta. Oh, ma scivolo con le scarpe. Guarda! Sì, aiuto! Sì. Sembra ci sia ghiaccio. Ovviamente. Dai, ancora un poco di salita. Sì, ancora poco. Come Franz. E ancora una curva. Sì. 4 km. Sì, sì. Oh, ma siamo per terra tra un po'. Un piumino. Ma siamo a settembre. Ma c'è caldo. Un piumino e la sciarpa. Comunque. Questa è una salita. Quasi finita. Ah, per fortuna. Che puzza di cacca. Sì, ma è un buon odore questo. Rispetto profumo. Ad altri. Profumo. Sì. Profumo di natura. È un uovo, ma che è una conchiglia.
Una conchiglia. Una conchiglia? Una conchiglia. Cos'è, un uovo? È un fungo, è un uovo. Che è un fungo. Sto registrando comunque. No, è un fungo di gomma. Cos'è? Che cavolo è? Comunque è un fungo, guarda. Le parolacce non si dicono nel video, questo lo tagli, vero? No. Mi verrà segnalato. Verrà segnalato. No, ma è un fungo questo, eh. È un fungo? Sì, sono quelli bianchi che... Andiamo dove? Dalle matite? Sì. Beh, andiamo a vedere le matite. Posti a me sconosciuti, quindi... Quindi guardate che paesaggio c'è di fianco. Di fianco. Guarda la costa alta. La fotografa. Passeggiata fatta e adesso andiamo a recuperare la mia macchina in piazza, la macchina di Franz, e poi andiamo a farci un giro. Sì! Guarda che c'è ombra, c'è notte qua, cioè di là c'è ancora il sole perché è dietro la mano, dietro tutto quel collo, invece qua già ombra. Salve, sì, io parlo col telefono, lo so, sono matta. E nient'altro. Ma dove eravamo prima? Là, proprio su quella strada di là. Sì. Ore 8, sono a casa, sono arrivata tipo da un quarto d'ora e ho appena acceso il fuoco e Pepe deve entrare nel forno. Vabbè, no, serve un po' di fuoco perché fuori segnava 11 gradi prima. E niente, ho passato una bella giornata, un po' diversa. E ho perso un'unghia, non ve l'ho detto, ma nel mentre io ho perso anche un'unghia. E ho perso l'unghia dell'indice. E non l'ho neanche più trovata. Cioè, l'ho persa una volta, l'aveva trovata Veronica, l'avevo riattaccata e poi l'ho ripersa. Quindi, vabbè, era destino che quest'unghia non rimanesse attaccata. E basta, adesso do da mangiare a tutti a tutti e niente, spero vi sia piaciuto questo vlog. Saluta, ciao. e niente, ci vediamo la prossima, ci vediamo in un prossimo video come sempre, e non so quando caricherò questo. Comunque scrivetemi qua sotto se vi è piaciuto, lasciate un like, iscrivetevi al canale se non siete iscritti, andate a seguirmi su Instagram e ci vediamo alla prossima. Ciao.